non pensavo, è stato un pensiero di mio figlio e l'ho anche un po' richiamato ogni tanto, perché però sono veramente contenta. Questa serata è soprattutto dedicata anche ai nostri collaboratori. Grazie. Il titolo della serata ricorda una canzone di Mal, che salutiamo perché è con noi questa sera. Come passi adesso nel tuo serrato, dove vai con chi sei, se felice con lui, ma se un dubbio ti ricorda il passato, dove sono lo sai, puoi chiamarmi se vuoi, ma spesso mi pensiero l'occasione per rinnovare un ringraziamento a Patrizio, Ornella, Andrea, tutta la famiglia che comprende anche i collaboratori, come avete detto voi prima. Anzi, farei un applauso per la serata che è una figata. Quando abbiamo deciso di organizzare questa serata, io ho sempre avuto nel cuore di ringraziare una persona che ha creduto nel nostro progetto e che fin dall'inizio ci ha dato una mano proprio quando eravamo piccoli. E è venuto lì, ci ha come adottati e ci ha aiutato a creare le ruote di questa macchina, che sono molto importanti, perché il carro un po' ce l'avevamo, il papà ci aveva dato una mano, però l'importante era creare queste ruote, cioè questo commercio. E questa persona è Vito. Lui ci credeva prima di noi. Lui ci credeva, e noi la cosa bella di questo qua. E da lì siamo partiti, abbiamo iniziato tutto il nostro percorso proprio in merito al suo input. Io dico sempre, no, ragiono sul significato della parola titolare, dipendente. No, tante volte diamo questa parola bruttissima, dipendente, a coloro che lavorano. Invece i dipendenti siamo noi, cioè i titolari, perché dipendiamo dalle altre persone, i nostri collaboratori. E Vitorino, ok, non è stata una persona che fisicamente era qui in cantina, ma è stato un nostro, possiamo dire, collaboratore, perché ha vissuto la nostra azienda dall'inizio alla fine. Se adesso siamo riusciti a fare un vino passito che oltre che riesce a fare anche della solidarietà e quindi del bene, ok, è perché qualcuno all'inizio ci ha creduto. Queste due mani sono le sue e questo cuore, perché le due mani, i due pollici che si uniscono formano il cuore, quello lì dentro è il suo, quello che lei ha dato a questa famiglia per raggiungere questo progetto, il pensiero d'amore. Complimenti davvero. Grazie a lei. Scienza e amore per la scienza enogastronomica è nato, posso dire, nella scuola di Promaggiore e ha visto i nostri allievi provare e riprovare, e i nostri allievi hanno avuto l'onore di essere parte di questa fase attiva di questo progetto, che è il libro del professor Carbonelli, che si chiama Oltre gli schemi, oltre l'immagine, perché il professore è proprio questo. Quell'emozione che lei ha vissuto guardando i ragazzi, io la vivo quotidianamente e l'ho vissuta scrivendo questo libro, perché l'ho scritto con loro, l'ho realizzato con loro ed è stata un'emozione grandissima. Ci sono 24 ricette che rappresentano in chiave moderna il mio percorso. Sono delle foto, delle ricette veramente, veramente belle, scritte benissimo. Anche le frasi che le presentano sono un po' il mio percorso e tutto questo abbinato ai vini di Ornella Biglia. È tutto.
tutto ciò che va oltre lo schema didattico, oltre l'immagine classica, io parlo da un punto di vista scolastico, che possiamo avere della scuola, perché con il professore i ragazzi si sentono realizzati, i ragazzi hanno l'opportunità di capire che la cucina non è più la cucina tradizionale, che è anche questo, ma la cucina è una scienza, come tale va valorizzata, il professore sa fare questo. Noi compiamo 10 anni, quindi questo è un po' il nostro compleanno. E la Dormella ha detto: cosa possiamo fare di bello per i 10 anni? E loro si sono veramente offerti di pensare a noi. Noi siamo una comunità educativa che accoglie ragazzi allontanati dalle famiglie per tanti motivi. I motivi non sono mai belli, ma le storie che poi nascono da lì diventano, direi, meravigliose, come Ornella ne abbiamo parlato, li conosce, quindi non posso che ringraziare per tutto quello che loro fanno nei nostri confronti. Noi siamo estremamente grati con Ornella e la sua famiglia per l'attenzione che sta dedicando alla nostra comunità con il suo pensiero d'amore. La famiglia Melia ha deciso di dare un proprio contributo alla comunità e all'associazione attraverso proprio pensiero d'amore. Praticamente sulla vendita di ogni bottiglia una parte del ricavato sarà proprio il contributo che viene dato a voi, giusto? Sì, è proprio questo segno a cui facevo riferimento, ed è un pensiero d'amore davvero davvero grande, che rende merito a questa famiglia che ha dimostrato in questi anni una grande amicizia e attenzione verso la nostra comunità. Abbiamo ospitato qui i ragazzi appunto della casa Sicomoro qui di Permaggiore, avevamo fatto vedere loro come si faceva la vendemmia e dopo abbiamo fatto una cena tutti assieme. Questo secondo me è stato quello che ha scaturito un po' l'emozione nel vederli e da lì è nato questo appunto pensiero d'amore. Ecco, quindi da una serata semplice c'è stato qualcosa che è intervenuto in noi. Loro sono degli angeli custodi di questi ragazzi, quindi un applauso va sicuramente a tutti i loro collaboratori. Benissimo, bravi, complimenti a tutti, grandi. Grazie a tutti. È stata una bella serata, Andrea. È nata, ce l'abbiamo fatta.